Una cosa è certa, se il Parlamento, sin dalle prime battute, sin dall'inizio, dovesse bloccare, dovesse mettersi di traverso sulla strada delle riforme perché nulla debba cambiare, perché tutto debba restare com'è, non ci sarebbe un solo motivo per cui io debba restare al mio posto di Presidente della Regione. Assertivo e con tono preoccupato, il presidente della regione siciliana Nello Musumeci si sfoga su Facebook dopo che l'ARS ha rinviato in commissione bilancio il disegno di legge sul collegato alla finanziaria. Il governatore adesso aspetta fiducioso che il testo torni in aula per essere valutato da tutti i gruppi politici, soprattutto negli articoli riguardanti la creazione del polo per il credito agevolato e la soppressione dell'ESA, l'ultimo, dice, carrozzone della Prima Repubblica. Il collegato alla finanziaria, una sorta di appendice della legge di stabilità, prevedeva e prevede su proposta del mio governo di avviare la stagione delle riforme. Vogliamo sopprimere l'ESA, l'ente di sviluppo agricolo, nata nel dopoguerra, una sorta di carrozzone, forse l'ultimo vergognoso carrozzone della Prima Repubblica. L'altra proposta che abbiamo inserito nel collegato alla finanziaria è la creazione di un polo per il credito agevolato alle imprese artigiane e a quelle della cooperazione. Sono soltanto due delle tante riforme che noi vorremmo realizzare, che vogliamo realizzare in questi 5 anni. Una regione mangia soldi, una regione utilizzata come bancomat, perché ognuno potesse attingervi comodamente utilizzando il denaro della gente. Infine, il suo appello contro la partitocrazia. La partitocrazia, la più famelica partitocrazia che ha devastato, saccheggiato questa regione per tanti e tanti anni, forse non è stata ancora sconfitta.